Noi siamo molto orgogliosi di presentare alla cittadinanza questa nuova formazione culturale. Si tratta di un'associazione che, come si è detto nella conferenza stampa, è soprattutto votata all'interesse, al risveglio dell'interesse per la ricchezza archeologica di Pesaro e della provincia di Pesaro. Si tratta di una nascita ma anche di una rinascita, perché questa associazione vuole recuperare tutte le energie in passato che in passato hanno dato forza all'Archeoclub, un'associazione che purtroppo da qualche anno non esiste più e che invece, ecco, noi vorremmo rivitalizzare, quindi recuperare gli iscritti di questa associazione, che erano diverse decine, mi sembra che fossero più di 200, e perché no aumentare gli iscritti, in particolare rivolgendoci ai giovani. Ci faremo subito promotori di un'iniziativa che è stata già avviata in passato ma che in questo momento un po' langue, cioè quella del recupero di alcuni reperti archeologici ritrovati nel territorio di Pesaro e della provincia di Pesaro, che sono allocati altrove, in particolare al Museo Archeologico di Firenze, alludo e soprattutto al famoso idolino, che è una delle pietre preziose della ricerca archeologica sul nostro territorio.